Le amministrative sono importanti per scegliere i sindaci, ma il Presidente del Consiglio è solido e saldo. Così il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva ed ex Presidente del Consiglio dei Ministri, a Pescara per presentare il suo libro Controcorrente. Controcorrente verso una politica che si occupi di interessi degli italiani e non di bandierine dei singoli schieramenti. Noi qualche mese fa abbiamo fatto cadere il governo Conte e tutti dicevano siete pazzi. Oggi vediamo che grazie a questa scelta abbiamo un governo, il governo Draghi, che è molto più forte e più autorevole. Dunque andare controcorrente si rischia un po', ma poi si portano a casa dei risultati. Straordinaria partecipazione all'evento ospitato dall'Aurum e organizzato dal coordinatore regionale di Italia Viva, Camillo D'Alessandro. Renzi è stato intervistato dal vice direttore dell'Huffington Post, Alessandro De Angelis, e non ha nascosto la sua soddisfazione per l'andamento delle vendite del volume. Dicono tutti che sono il più impopolare d'Italia. Pensavo che avremmo venduto molto meno e invece abbiamo venduto tanto e sono molto contento naturalmente, però al di là delle vendite la cosa bella è la gente che c'è, le discussioni, anche perché in questo libro mi sono tolto un po' di sassolini dalle scarpe, forse anche qualcuno troppo, di troppo.